tutti gli appassionati di calcio sognano almeno una volta di indossare o i panni del calciatore oppure i panni dell'allenatore, del presidente, del manager a tutto tondo, in grado di dare forma alla squadra del cuore, quella che magari è in grado di fare la scalata, di partire dalle categorie più basse fino ad arrivare al massimo livello, anche sul tetto del mondo. C'è un gioco che permette tutto questo, ovviamente non ha bisogno di presentazione perché gli appassionati del genere lo conosceranno benissimo. Noi però siamo venuti alla prima di Football Manager 2020 a Londra, nel quartier generale, dove gli sviluppatori hanno creato qualcosa di eccezionale, hanno reso ancora più ricco e divertente un gioco di per sé già fantastico. Volta ci sono superati i ragazzi di Football Manager 2020, hanno compiuto un lavoro pazzesco. Ci sono più di 40-45 campionati da giocare solamente in giro per l'Europa, poi da considerare tutti gli altri. Un database incredibile con tantissimi giocatori, tutti reali, tutti con i rispettivi valori. Un lavoro incredibile che richiede ovviamente del tempo. We have 1,300 scouts around the world in 51 countries and regions. Abbiamo più di 1300 osservatori che lavorano per Football Manager per compilare le schede con i dati dettagliati di tutti i giocatori dei vari campionati in giro per il mondo. Quest'anno, come detto, il nostro scouting ha girato per tutto il mondo visitando più di 51 nazioni. Spesso lavoriamo praticamente come un club, come un grande club. Abbiamo una rete scouting fantastica, addirittura noi arriviamo prima su alcuni giocatori che magari sono sconosciuti ma che poi diventeranno famosi, magari alcuni giocatori sudamericani, un po' come ha sempre fatto l'Udinese in Italia. Crediamo che alla fine sia venuta fuori la versione migliore del nostro gioco, perché inserisce diversi elementi che rendono estremamente reale il tutto. Il giocatore avrà un lasso di tempo di 2, 3, 4, 5 anni per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club, e soprattutto diamo spazio allo sviluppo dei giocatori che arrivano dalle giovanili. E secondo me è un aspetto fondamentale ed è un qualcosa che ho appreso guardando il Watford guidato da Gino Pozzo. Sono un tifoso del Watford, mi piace come Gino Pozzo ha sempre gestito il Watford. Ci vediamo ragazzi. Io resto a Londra, o meglio no, non resto a Londra, però adesso gioco. Vi ho fatto vedere più o meno a grandi linee come si gioca. Adesso provo a giocare io. Ciao!